Ciao ragazzi da Crozza 9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Siamo di nuovo con la maratona, sto registrando di seguito rispetto agli scorsi due episodi. Poi non lo faccio, ve lo prometto, spero comunque non cambia niente ragazzi, solo per vedere anche i vostri feedback, ma comunque vi rispondo nei commenti lo stesso. Sempre io, solita maletta, soliti capelli schifosi, ricominciamo ragazzi, mi raccomando, pollice in su, super video 100. Spero di essere riuscito a convincervi a lasciare più di 100 like che negli scorsi episodi. Mi raccomando ragazzi, mi fido di voi, ce la possiamo fare. L'incidente della Raymond, anzi del direttore, avvenne durante i lavori di ricostruzione del campo. Il padre Nelly rimase gravemente ferito e fu subito portato in ospedale. Non ci rimase nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria, ci recammo subito in ospedale. Il direttore però era ancora in gravi condizioni e non riprese conoscenza prima di 2 giorni. Nelly è così preoccupata, speriamo che il direttore si svegli più presto. Anche se abbiamo vinto la partita non mi sento per niente felice. Ragazzi, su col morale, sta solo per morire una persona. Il direttore si riprenderà, ne sono sicuro. A proposito, in questo momento la Riley sta giocando la sua partita. Cioè, lui proprio se ne fotte lentamente. Sicuramente arriveranno in finale. Comunque l'allenatore è andato a controllare i risultati delle partite. Poche vacche, a quanto sono puntuali. Manco fossi svizzero o francese, sono solo francese. Cosa ha fatto la Royal, dici? Che c'è, allenatore? Ha perso. La Real Academy ha perso al primo turno del torneo nazionale. Questa clip, ragazzi, è importantissima. Sempre conto tono, 10-0. Wow. Se posso fare una citazione, non sono umane. Ok. No, non è possibile. Hanno perso 10-0 contro le Zeus Junior High. È stata una disfatta totale. Jude Sharp e tutti gli altri giocatori del Royal sono stati portati in ospedale. Jude. Aggiunta per Wallion. Misterioso incidente del direttore e l'improvvisa apparizione sulla scena enigmata della Zeus. Mannaggia quante cose. C'è ragione del narratore. Stava forse accadendo qualcosa di cui non ci rendevamo ancora conto? Beh, mi lascio così sospeso. Vabbè ragazzi, finisce un capitolo, ne comincia un altro. Quindi ragazzi, wow, pollice in su e andiamo subito con un nuovo capitolo. Vediamo se c'è subito il titolo oppure c'è un pre... Sì. Anf. 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 Ugh. I deboli verranno orientati. Eliminati, orientati. Urg. Ehi, Mark. Sì, io sono bravo a fare gli effetti speciali, lo so. Svegliati, siamo nel mezzo di una lezione. Meno male, era solo un sogno. Ma quale meno male? Ti metto 2, cretino. Comunque. Però era un sogno tremendamente reale. Chissà cosa. Comunque. Capitolo 8. Oltre la muraglia infinita. Capitolo 8 oltre la muraglia infinita. Dai, eccoci qua ragazzi. Manca questo e poi altri 2 capitoli. Quindi in totale ultimi 3 capitoli. 2 più 1 fa 2. Attenzione, c'è un ritorno. Mi sento già più male ragazzi. Ehi Mark. Che ti è successo poco fa? Oh. Sembrava che si stesse avendo un incubo, io invece sto sempre per morire. Anche tu, Silvia, sembri così stanca, tutto bene, Sì, solo che ieri ho dormito poco ripensando a ciò che è successo all'Royal Academy, non al preside, alla Royal Academy. Ah, e sei anche preoccupato per il direttore, che non ha aperto gli occhi, meno male. Silvia, non fare quella faccia, vinceremo anche la prossima. Ma sta parlando della Roy, sta parlando del direttore, tu parli della prossima partita, dai. E poi, anche appena detto che Silvia andrà a fare insieme a noi, ok? Mark, sì, hai ragione, anche oggi, tacci dentro gli allenamenti. E voi, fermo tardi gli allenamenti. Oh no, andiamo Mark. Vabbè. Ma Aurelia me l'avete sbottuta così in faccia senza niente. Tanto blocco di Silvia, andiamo se sarà duplo blow. Axel viene con noi, va benissimo Axel, tu fai quello che vuoi. Tanto tu sei il figo della squadra. Due blò. Però Aurelia, scusami, sei... Cioè, mi hai parlato di qualcosa? Mark cerca di tirare sul morale di Silvia.
tu invece? Lo zombie che risuscita. Il direttore, beh, risuscita. Vabbè, non saprei come dire. Il direttore, ancora non si è ripreso, Quinnelli. Non è venuto nemmeno a scuola oggi. Sarà la prossima volta che salterò. Sarà la prima volta che salterò una lezione. E il suo preside non li può. Il suo preside, il suo padre, il preside non può fermare la giustifica. E non può nemmeno fermare il controllo della giustifica, perché il preside che lo fa. Wow. Comunque, torna a morire. Noi torniamo a commentare. Benissimo. Torniamo a commentare. Ragazzi, quella canzone è fatta così. È fatta per entrare in testa. E ce l'ha fatta. Comunque, siamo alla sede del club. Fermiamo con la velocizzazione. Ah, Mark, mi stavo aspettando. È una notizia un po' bella o una brutta? Quella vuoi sentire prima? Dunque, facciamo quella un po' bella. Noi facciamo quella più brutta. Oh, quella un po' bella. Allora, notizia un po' bella è che sono riuscito a ottenere informazioni sulla famiglia. Ah, bellissimo, guarda, non vedevo l'ora. La scuola dei nostri prossimi avversari si trova in un posto sperduto nelle montagne. Il loro punto di forza è il gioco di squadra, specialmente in difesa. Pare che la loro morale infinita sia infinita. Sei inespugnabile. Infatti, durante la prima partita, la rete della farm è rimasta inviolata. Stiamo ancora aspettando la notizia bella. Ha detto notizia bella? Comunque, passiamo alla brutta. Riguarda la testa di Norai, non ho neanche letto, mannaggia. L'intero club di giornalismo ha tentato di riaprire informazioni su di loro, ma non esiste nessun dato al riguardo. Forse voleva dire quello. Niente di niente. Nessun dato? È possibile una cosa del genere? Non ci credo proprio. Anche se l'Arceus è una squadra che partecipa per la prima volta al torneo, è più plausibile che qualcuno si stia nascondendo delle informazioni di proposito. Sono mezzo francese, mezzo tedesco e mezzo svizzero francese. Qualcuno? Ma chi può essere? E poi le zee sono compare nella lista della squadra partecipanti che c'è stata all'inizio. Ormai non si capisce più chi siano, dove siano stati fuori. La Zeus in Orai, che mistero. Beh, prima di tutto dobbiamo sconfiggere la farm. Io continuerò a farmare perché questo avvenga. Ragazzi, voi pensate a livellarvi, mi raccomando. Sei grande, Celia. Ma perché lo dici parlando vicino a Marco? Vabbè, sarei preoccupata per Jude che dopo... che dopo aver perso con la Zeus è finito in ospedale. Sì, è vero. Come faremo senza di lei? Vinceremo contro la farm. Ma questo qua parla del direttore che sta morendo. Jude che è finito in ospedale, questa è la partita. Vabbè, comunque... Quella va dall'analisi, beh, quella è importante sicuramente. Ok, andiamo al campo. Sì. Purtroppo Nelly non può neanche cercare i giocatori, mannaggia. Vabbè, comunque non devo essere come Marche. Devo pensare anche che c'ho un padre in ospedale, quindi è giusto così. Ah, ragazzi, cercavo giusto voi. Sapete per caso dove si trova la signorina Nelly? Lei non è il segretario della famiglia Raymond. Ta-da. Sì, non c'è niente di strano, conoscevamo. Oggi Nelly non si è ancora vista, forse è successo qualcosa. Ma come è forse successo qualcosa? Davvero, il fatto che ancora non ho trovato questo biglietto nella tasca del signor Sonny. Biglietto nella tasca di Sonny, probabilmente. Biglietto di Sonny. Di sogni. Vediamo un po'. Tutte le prove sono nelle mani di mia figlia. Tutte le prove? Che cosa significa? Lo scopriremo. Ma tra un attimo, dopo la pubblicità. Nemmeno io ne comprendo il significato. Così ho pensato che la signora Nelly ne sapesse di più. Purtroppo deve essere stata. Dopo essere uscita in ospedale, non ha più fatto ritorno a casa. Io vorrei tanto tornare in ospedale per assistere il signor Sonny. Quindi avevo una richiesta da farvi. Potete cercare la signora Nelly e riferirle il messaggio? Vi ringrazio. Tutte le prove. Cosa potrà mai significare? Nelly non è ancora tornata a scuola. Mark, intanto proviamo a trovare le prove. Per provare ciò che è stato provato sulle prove. Comunque andiamo in ufficio, magari troviamo qualche indizio. Certo, Axel, fai il fico, fai il fico. Comunque, blog, mamma quanti blog, ragazzi. Un giorno farò una parte in cui leggo solo blog. Signor Veteran, tu ci vendevi? Io tutto fare sono, lo so, tu sei sardo. Però tu ci vendevi anche le tecniche? No, più avanti ci venderà le tecniche, ragazzi, fidatevi di me, lo so. E quel giorno sarà un giorno importante. Perché vende le tecniche più forti del gioco, se non vado errato. Comunque, andiamo all'ufficio del signor Nelly Raymond. Sonny Raymond, perdonatemi. Anche perché dire il signor Nelly Raymond, so. Questa è una... Giuro non mi ricordavo di questo posto. Lo giuro non me lo ricordavo. No vabbè, fighissimo. Chi siete voi? Non mi ricordavo sto posto, ragazzi. Veramente. Schema pressing. È una batteria?
Non possiamo suonare solo? Cos'è? Accompagnare solo? Tipo, sono tipo dei cantanti. Ti mangiare su un gelato. Fuori campo. Non sto leggendo però. Sono veramente incuriosito. Figo. Cioè, ragazzi, incredibile, no? È stato bello rivedere. Scusate questa perdita di tempo un pochino, però. Cioè, penso fosse interessante anche per voi. Vediamo. Non c'è nemmeno qui. Su serve. Dove si sarà cacciata? Se le fosse cercando la signorina Nelly? Sì, proprio così. Qualsiasi indizio può essere utile. Non hai idea di dove possa essere andata? Mi ricordo un giorno di averle sentito dire che il suo posto preferito in questa città fosse la Torre di Ferro. La torre? Non pensavo che anche lei piacesse questo posto. Per i signorelli la torre è un luogo pieno di ricordi. Pare che il direttore la portasse a ammirare il tramonto con la madre prima che lei morisse. Olè! Allora può darsi che sia lì. Mark, trova il signorelli a tutti i costi. Lei odia mostrare le sue debolezze agli altri, però tu forse potrai. Io? Comunque sì, non abbiamo altri indizi, proviamo a cercare la torre. Sempre decisivo, Axel, grazie. Non ci sarei andato se non fosse stato per il tuo intervento. Comunque, due tesori, perché sono ricchi loro. Lo sappiamo. Riviste di calcio anche. Interessante, molto interessante. Oh, porca vacca, sempre il mio errore. Sbaglio tasto. Vabbè, niente paura. Per niente sicura, yeah. Non so cosa ho detto. Comunque, andiamo. Ma c'è anche un piano sotto? No, vero, ce ne va dietro quasi. Troppo poi, troppe novità. Allora, dovevo andare alla torre, sì. Quindi ci facciamo tutta la strada. Tutta la strada mi faccio, consiglio vetero. E... mannaggia. Volevo nemmeno una sfida, però ragazzi, vuol dire che lo struzzo... ci sarà anche lo struzzo, ragazzi. It's time for the struzzo. Devo cercare come si dice struzzo in inglese. It's struzzo time. Addirittura velocizzato l'ho fatta, ragazzi. Velocizzato col 4, cioè vuol dire che la velocità è 4 volte superiore e comunque sono riuscito a farlo. Lo struzzo irlandese contato il ritornando di fuoco finale. Mamma mia, quanto parlo veloce, perché mi sto abituando a questo 4x, quindi parlo anch'io per 4x, avete capito? Però mi capite? Sì, sì, sì. Benissimo. Bravo, Axel. Sì, grazie. Che fa sempre il figo col colletto alto, va bene. Se vado di non trovare nessun altro. Porca vacca, ho sbagliato strada. Questo ovviamente non mi aiuta. Trail. Ma chi sei tu? Aspetta. Sei del titolare del baseball. Ah, quindi vedete, ragazzi, si complica. Però lo struzzo, ragazzi, ha sempre collo lungo. Cioè, il detto, ragazzi, è questo. Puoi essere chi vuoi, ma lo struzzo ha sempre il collo lungo. Ragazzi, e un altro detto un po' più volgare è: puoi averci lungo finché vuoi, ma lo struzzo ce l'ha sempre più lungo. Però, ragazzi, insomma, di dire. Comunque, ci sarà il gol, ci sarà, c'è il gol per la Raymond. Ancora con Axel, grazie, grazie, grazie a tutti. Benissimo. Benissimo. Comunque il collo intendeva, ragazzi, il collo. Benissimo. Siamo alla torre. E cerchiamo di velocizzarci. Molto, molto bene. Torniamo a velocità normale. Ah, eccola. Mark, vai tu da solo. Noi ti aspettiamo qui. Vai ad accompagnare solo. Cioè, solo Mark può accompagnare solo. Cioè, anzi, Mark può accompagnare solo. Perché sennò dico solo due volte. Nelly! Su, su, forza! Non dovessi startene qui tutta sola a piangere. Non sto piangendo. Mi è dato qualcosa negli occhi. Così anche tu vieni spesso qui. Io ci vengo sempre quando ho qualche pensiero che mi tormenta. Di fuoco! Anche mio nonno adorava questo posto. Mio papà... Eh? Se mio papà mi lasciasse, come farei? Senza papà, stavolta ne sarei davvero sola. Non avere paura. Andrà tutto bene, vedrai. E poi non devi dire che resterai da sola. Tutti noi siamo tuoi amici, no? Non sarà mai sola. Mark. Quasi dimenticavo. Ho preso questo biglietto per te da parte del segretario di tuo padre. Nelly, legge il biglietto. Che significa tutte le prove? Vuol dire che non lo sai, ma se non il biglietto dovrebbero essere già nelle tue mani. Vuol dire che era questo biglietto. No, niente. Beh, ora che mi ci fai pensare, ho dei documenti di che mio padre mi ha consegnato 2 o 3 giorni fa. Non mi ha deviato il contenuto, ma merito di proteggere nelle case qui. Ah, genio, cioè 1 più 1 fa 2, cioè carissima. O 2 e mezzo, 2. Devono essere loro. Ora è tutto chiaro. Mark, non è il caso di essere qui a perdere tempo, sbrighiamoci. Adesso ti riconosco. Cosa?
Adesso riconosco la vera Nelly, quella abituata a dare ordine a destra manca. Ma come ti... Sai che maleducata, se non ti sbrighi ti lascio qui. Se mi lasci non bene, se mi lasci non bene. Guarda che capelli che ho. Vabbè. Torniamo nell'ufficio di Nelly. Con Nelly. Yeah. Ragazzi, sarebbe bello farlo un giorno, tipo per il pesce d'aprile o comunque per un video stupido bonus. Fare tipo la parodia, insomma, fare il versetto, cosa sto dicendo? Fare il verso, ecco, alle canzoni tipo qui. Fare tipo inventarmi un testo sopra e cantarle, con un testo buffo sopra, ignorantissimo. Ci potrebbe stare. Un video bonus, però, proprio se sarò messo male in futuro. Ok. Torniamo dal direttore. Anzi, addirittura no, perché è in ospedale. Comunque, torniamo qua. Ah, Mark. Ma che succede? L'ufficio è sotto sopra? Mi dispiace, signorina. Ma quando ho ricevuto la chiamata della centrale, sono arrivato qui. Mi sono messo a posto il ciuffo. Cioè, vuol dire, c'era il caspio totale. Ma chi può essere stato? Non avevano preso i documenti del direttore? Non preoccuparti, chiuso chiave che siete con dentro i documenti. Lasciami fare un attimo che lo prendo e li consegno alla polizia. E se li prende. Oh, i documenti sono salvi, non resta che accettarci che siano davvero originali. Puoi darci un'occhiata? Come? Ok, ecco qua. Scusate, ho fatto tardi. Ah, signor Smith. È tutto a posto, i documenti sono salvi, li ho appena dati a questo poliziotto per farli controllare. Poliziotto? Chi è lei? Ecco dove si trovano tutte le prove. Ora i documenti sono in mano mia. Addio. Porca vacca. Così è stata una signora. Nelly. Tanto libera spazio che... Mannaggia, ragazzi. Spero mi regga fino al fine del video. Perché qui mi dice... C'è un messaggio che mi dice appunto che... Muore piena addirittura. Vabbè. Va bene. Maledizione. Fermo. Ok, ragazzi. Cattura il ladro. Sì. Proprio le prime scene. Dato Smith lì sta di fermo. E Bakuka. In Bakuka. Grazie per averci aspettato, caro lato poliziotto. Spero regga fino alla fine della registrazione, perché sono rosico. Malissimo. Ok, velocizziamo giusto un po'. No, ti prego, non fare. Non si trovano sfide però nel mentre, giusto? Perché scusa, trovare sfide mentre rincorriamo l'altro non mi serve. Mi sembra proprio la cosa più corretta, giusto? Dai. In palestra te ne vai, ma che fa? Ma che fa? È un vicolo chiuso, un vicolo cieco. Anzi no, non è un vicolo cieco, adesso che ci penso. Infatti può andare lì. Però scusami. Tu sei il tizio... No, non è il tizio, quell'altro. Ok. Fermo. Wow. Vi prego, ci fate quel ladro. Cosa? Sembra capitato nel mezzo di una situazione agitata. Cosa c'è? Forse lasciare il criminale? Non seccatemi, mocciosi, vi togliete di mezzo. Cosa maleducato, scusate che sono di quei cattivoni della città, catturiamolo. All'ordine. Cosa? Che te ne pare, Murano è finita. Pensavo il triangolo, l'ipnotico. E quindi ragazzi, sì, sono quelli della Wild, anzi della Farm, scusate. Mi sento di avere questi qua. Almeno due metri di sonni. Bellissimo vedere un poliziotto che resta un poliziotto. È sempre un sogno, ragazzi, che ho avuto in tutta la mia vita. Immaginate un poliziotto che fa la multa a un altro poliziotto. Cioè, bellissimo. Ma figurati, noi gente di montagna siamo sempre pronti ad aiutare il prossimo. Grazie, sono Marchivas. Daremo Union Rai. Giocheremo contro di voi la prossima partita. Oh no, della Raymond, dici? Abbiamo mostrato la nostra morale infinita ai nostri avversari. Eravamo venuti per spiare, invece non sbaglio. Caldissimo. Non preoccupate, non riusciranno mai a tropezzare la nostra morale infinita. Hai ragione, proprio come dici tu. La morale infinita è invincibile. Giusto, giusto, comunque la città è davvero pericolosa. Meglio tornarci nella scooter nostra della tua montagna. Allora ci rivediamo poi la partita, Jones. Sì, a presto. Comunque avete fatto caso una cosa. Tutte le partite le giochiamo fuori casa. Perché? Specialmente adesso che abbiamo un nuovo stadio. Perché? Vabbè, comunque, ragazzi. Quella difesa, riusciremo davvero a superarla? Mark, ti prende, perché stai ridendo? È solo che non siete emozionati anche voi di affrontare una squadra simile. La morale infinita, sì, la supereremo ad ogni costo. Il nostro capitano non cambia mai. Porca vacca! Ah! Che succede? Ma poliziotto, ma anche lei è una presa un po' più salda, no? Le manette, poi. Devo completare la missione. Tutte le prove. Già, ma dai. Siete rubati i documenti. Sì. Mark, prima dobbiamo riferire la serie club. Dopo decidiamo cosa fare.
E nel frattempo lì che si nasconde c'è qualcuno. Comunque per tornare a serie club, ragazzi, blocco di Celia, forse blog, no, c'è blog. Ragazzi, direi che per questa parte tutto, sono una parte epica a mio parere. Quindi ragazzi, un bel pollice in su, commentate, iscrivetevi. Un saluto al posto. Ciao ciao.